Palazzo Chigi, la linea a voi. Istituzioni e politica hanno celebrato il 25 aprile in tutta Italia. Ce ne parla in diretta da Montecitorio Francesco Mesano. Sì, a Sant'Anna di Stazzema e a Marzabotto i presidenti delle Camere hanno ribadito i valori della resistenza, la solidarietà ad un popolo, quello ucraino, che si difende. Il leader dei 5 Stelle Conte ha deposto una corona di fiori qui a Roma nel quartiere del Quadraro. Italia Viva e Più Europa intanto denunciano l'aggressione subita durante un corteo a Reggio Emilia per aver esibito anche bandiere degli Stati Uniti. Sulle polemiche suscitate dalla posizione dell'ANPI, da Fratelli Italia, Meloni attacca, dice, certa sinistra rimasta all'invasione sovietica dell'Ungheria, ed è anche polemica dopo un post del capogruppo PD in Regione Marche Mangialardi, che ha pubblicato un'immagine con Matteo Salvini e Marine Le Pen capovolti. Buona festa della liberazione da guerra, violenza e cretini, la replica che è arrivata dal leader della Lega Salvini, alla quale Mangialardi risponde spiegando che si tratta di una lettura fuorviante, negando il riferimento implicito a Piazzale Loreto. Ma ascoltiamo ora Calenda di Azione, che stamattina era in piazza con le associazioni partigiane, e Ruggeri di Forza Italia, che ha scelto il cimitero americano di Nettuno. Poi linea a voi. Oggi siamo qui a ricordare che la resistenza non è di una parte, ma è di tutti, e che non è equivoca, non è equidistante dall'aggredito e dall'aggressore. Ora e sempre resistenza, oggi si fa in Ucraina. Forza Italia intende onorare il suo 25 aprile, festa della libertà, saldando il suo debito di gratitudine con gli americani che mandarono qui, al fine della Seconda Guerra Mondiale, molti giovani a morire per restituirci la libertà e liberarci dal nazifascismo. Torniamo ora in Ucraina, siamo ormai nel terzo mese di guerra.